Credo che Riccardo puoi partire. Bene, ma io cerco di introdurre in una maniera più sintetica che mi riesce. Beh, la questione agricola sostanzialmente si può riassumere la necessità di dare da mangiare alle persone, insomma. E questa nei secoli, nei millenni anzi della storia, si è evoluta dal fatto che era la principale attività dell'uomo. Diciamo, qualcosa che è diventato un po' diverso, insomma. E noi dovremmo dare da mangiare, secondo, diciamo, gli studi, secondo la FAO, a 10 miliardi di persone entro il 2050. E quindi bisogna capire come fare, se quello che stiamo facendo va bene o non va bene. E per far questo dobbiamo valutare diversi elementi. Il primo è quello della salute, chiaramente, no? Quindi sia la questione della dieta. Oggi non ci sono soltanto quelli che muoiono di fame, ci sono 800 e passa milioni di persone che muoiono di fame e ci sono 2 miliardi circa di persone che invece mangiano male e troppo. Quindi c'è la questione della dieta. Tra l'altro la questione della dieta è anche legata a quello che abbiamo visto in questi ultimi 2 anni, cioè le pandemie sono molto legate a tutta la catena degli allevamenti e quindi anche a come noi mangiamo. C'è il tema dell'ambiente. Non voglio dire molto, voglio solo ricordare che ci sono state due ultime documenti della Commissione europea, che non è che la Commissione europea sia un estremista, però c'è un documento che è una risoluzione sulla difesa del suolo, che è dell'aprile scorso, quindi ultimo. E c'è anche una comunicazione sulla biodiversità che è della fine dell'anno scorso, che è stata ripresa con un documento recentissimo, che sostanzialmente sottolineano i gravissimi problemi che ci sono sia per la tutela del suolo sia per la tutela della diversità. E fra i problemi che sottolineano questi due documenti ci sono le pratiche agricole. E quindi noi abbiamo un problema serio, che è quello della qualità dei suoli. Uno degli elementi sottolineati dalla Commissione europea, quindi ripeto, non da qualche pazzo scatenato, è che le pratiche agricole, l'utilizzo di fitofarmaci e l'utilizzo di fertilizzanti di sintesi in maniera smodata provocano questi problemi. E quindi dobbiamo discutere di che agricoltura serve per garantire appunto questa diciamo, esigenza, cioè dare da mangiare alle persone e nel contempo garantire la salute, ma garantire, e anche un'altra questione, garantire anche l'equità, cioè tutti devono mangiare e tutti devono vivere in maniera, diciamo, dignitosa, cioè non si possono avere gli schiavi che lavorano nei campi. Non si possono avere le persone cacciate dalle proprie terre perché ci devono essere altri metodi di produzione e bisogna garantire alle persone che lavorano la terra il giusto prezzo, insomma, per fare in modo che tutto funzioni. Quindi per questo abbiamo voluto fare come Transform, abbiamo voluto iniziare questa discussione. Qui c'è, e chiudo, proprio l'elemento un po' che ha sollecitato questa cosa, che è un po' l'attacco, un po' nascosto, ma reale all'agricoltura biologica. È un po' nascosto, però è effettivo, perché bene che vada, si dice che vabbè, sì, ok, è bello, l'agricoltura biologica è bella, però non basta, non è sufficiente per dare da mangiare alle persone. E quindi bisogna fare altre cose. E qui l'ultima cosa che dico. E le altre cose quali sono? Oggi si parla di agricoltura di precisione, si parla di utilizzo dei droni, eccetera, eccetera. Queste cose sono molto diverse dal modello agricolo che abbiamo fino adesso seguito in questi ultimi 30 anni. Possono dare le risposte di cui abbiamo bisogno? Ecco, questo è un po' il succo delle cose che vorremmo discutere. Questo è il primo appuntamento, poi ne faremo degli altri. Quindi io chiudo con la mia introduzione e comincerei subito a passare la parola a Mauro Gamboni che ci racconterà in questo primo giro di 4-5 minuti
temi, insomma, seguiti nel campo della ricerca. Buonasera a tutti, grazie Riccardo. Io non ho il microfono, mi sentite comunque? Sì. Perfetto. Beh, allora io cercherò di seguire un po' la traccia che hai ora indicato e vedere poi come collegare questi discorsi alla ricerca e all'innovazione, che è il campo in cui io sono, diciamo, coinvolto ormai da diverso tempo. Poi vedremo un po' anche gli sviluppi del meccanismo con cui la ricerca e l'innovazione viene interpretata nell'ambito dell'agricoltura, in questo caso dell'agricoltura sostenibile. Allora, il primo punto che tu hai sollevato e mi sembra estremamente importante è la dieta. La dieta è una questione, dieta ovviamente non si riferisce solo diciamo, a un bilanciamento nutritivo, ma la dieta diciamo, raccoglie anche il concetto del comportamento alimentare delle popolazioni e dei singoli. Allora, la dieta diventa un elemento importante perché costituisce diciamo, il fattore trainante verso un certo tipo di agricoltura, di produzione alimentare più o meno sostenibile. Beh, allora, parlando di questo, mi sembra importante ora sottolineare il fatto che c'è un'iniziativa diciamo, di grande rilievo che vede coinvolte le organizzazioni internazionali come la FAO e le Nazioni Unite, che riguarda il Sustainable Food System, quindi un approccio alla sostenibilità che va appunto dalla produzione primaria fino al piatto del consumatore. E in questo meccanismo ogni passaggio della catena diventa estremamente importante per garantire, diciamo, un approccio rivolto alla sostenibilità in tutto il processo. Ancora parlando di dieta, in questo momento di cibo, certamente un'altra questione importante è capire il valore che viene attribuito al cibo, che è sicuramente molto più importante di quanto in realtà noi lo consideriamo nella nostra vita quotidiana, che non è soltanto collegato al prezzo che troviamo nel mercato, ma il cibo si porta dietro tutta una serie di elementi che sono collegati agli aspetti della sostenibilità, ovviamente. Quindi il valore del cibo non è legato solo quindi al prezzo, ma è anche elementi di identità e ovviamente di sostenibilità. L'altra questione che hai sollevato è la biodiversità, e noi sappiamo bene che un certo tipo di agricoltura ovviamente porta a una perdita di biodiversità, intesa sia riguardo alla biodiversità naturale, ma anche all'agrobiodiversità, che è una questione importante, quindi diciamo, disponibilità diverse di varietà e cultivar che sono sempre meno utilizzate, perché tutta l'agricoltura e la produzione alimentare è orientata verso poche colture, e quindi sacrifica l'agrobiodiversità, che è un'altra questione estremamente importante. La qualità dei suoli, anche qui diciamo, importantissimo è la garanzia del mantenimento soprattutto della sostanza organica nei suoli, che viene progressivamente ridotta per via di un'agricoltura poco sostenibile e che fa uso massivo di fertilizzanti chimici, e quindi la fertilità del suolo viene ampiamente compromessa, e quindi anche in questo caso c'è da rivedere i meccanismi con cui l'agricoltura viene, diciamo, praticata. Arriviamo però al punto forse centrale: che tipo di agricoltura che può rispondere a questi elementi che abbiamo ora, sottolineato? Tu giustamente hai citato, Riccardo, l'agricoltura biologica, che rappresenta il modello più avanzato di sostenibilità che oggi abbiamo in agricoltura, e devo dire che il percorso che c'è stato, diciamo, che si sta verificando ormai da diversi anni. Poi farò un esempio che mi ha coinvolto direttamente: gli amici di IARB e altri conoscono l'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni. Dicevo quindi, l'agricoltura biologica attualmente rappresenta la pratica agricola che può dare maggiori garanzie di sostenibilità per tutta una serie di elementi che poi sottolineeremo.
Stavo dicendo appunto che l'agricoltura biologica in questo momento si trova in una fase cruciale ed anche secondo me in una fase estremamente positiva per una serie di fattori che appunto ora volevo un attimo analizzare. Allora, intanto nella comunità scientifica l'agricoltura biologica è senza dubbio ormai è considerata una pratica le cui evidenze sono ben delineate. 13 anni fa, appunto, mi ricollego al discorso che facevo su un'esperienza personale, quindi nel 2008, a quel tempo io ero in un dipartimento diverso da quello dove mi trovo ora del Consiglio Nazionale delle Ricerche e lanciammo un grande conferenza sull'agricoltura biologica. Tenete conto che a quel tempo questo argomento era, non dico ostico, ma insomma non accolto con grande entusiasmo dalla comunità scientifica. Noi creammo una rete di ricerca sull'agricoltura biologica, la RIRAB, che nel corso degli anni è andata crescendo sia nel numero di partecipanti, ma anche nelle iniziative che sono state intraprese. Oggi ci troviamo a valle di questa esperienza in una situazione in cui l'agricoltura biologica è uno dei topic presente in maniera anche abbastanza sostenuta nei programmi europei di ricerca e innovazione. Pensiamo al passato programma di Horizon 2020 che si è appena concluso e poi nel nuovo programma Horizon Europe avrà un peso rilevante. Quindi dicevo, all'interno dell'Unione Europea l'agricoltura biologica è diventata un elemento chiave, è un tema su cui si sviluppa l'attività di ricerca e innovazione e è stata costituita anche una piattaforma tecnologica europea su questo tema che rappresenta gli stakeholder del settore, che fa azione di lobby presso la Commissione europea per introdurre temi sull'agricoltura biologica. I vari paesi hanno dei mirror nazionali in questo tema, compreso l'Italia, che partecipa appunto nella promozione di tematiche da sviluppare all'interno dei programmi quadro. Ma oltre a questo, proprio ancora più recentemente, è importante sottolineare il fatto che la Commissione europea ha adottato una strategia europea Farm to Fork all'interno del Green Deal, quindi il grande programma di rilancio della transizione ecologica, in cui l'agricoltura biologica diventa uno degli obiettivi chiave da perseguire entro il 2030, l'obiettivo che ci si propone di raggiungere all'interno dell'Unione Europea è quello di avere il 25% della superficie agricola utilizzabile con metodo biologico e questo è un passo, credo, di rilevante portata. L'Italia non è affatto indietro in questo percorso perché l'Italia con il 15%, anzi quasi 16% di superficie utile biologica si pone a oltre il doppio della media europea, quindi diciamo è un percorso che se a questo punto entra in gioco la politica, se la politica sostiene questo obiettivo, l'Italia non si trova certamente in una posizione secondaria. Potrei fermarmi qui per non prendere altro tempo perché ci sarebbero molte altre cose che poi magari potremmo sviluppare in un secondo. Sulla questione delle politiche poi ci veniamo un po' più in là, diciamo, però è un tema cruciale. Io adesso sentirei Giovan Battista Girolomoni che è qui anche per dimostrare che si può fare, diciamo, un'agricoltura diversa da quella intensiva industriale e che diciamo portando avanti anche dei valori nel tempo, diciamo, anche perché ci sono anche degli aspetti, come dire, di socialità, di qualità della vita, di qualità del lavoro, oltre al rispetto, diciamo, poi della, appunto, si parlava prima di agrobiodiversità e biodiversità. Quindi io sentirei un po', diciamo, l'esperienza di Giovan Battista e della sua cooperativa sociale, della sua cooperativa agricola, scusa.
agricola. Mi sentite innanzitutto? Assolutamente sì, prego. Buongiorno e grazie, e anzi buon pomeriggio. Io sono uno dei tre figli di Gino Girolomoni, sono quello di mezzo. E nostro padre, che è stato il fondatore della nostra cooperativa e a cui è dedicato il nome della nostra azienda, è venuto a mancare ormai nel 2012, e oggi noi figli, insieme ai soci, siamo impegnati a portare avanti non solo le attività che aveva iniziato, ma anche un po' il suo pensiero. Diciamo che proprio quest'anno, poi in particolare, festeggiamo il 50° della nostra attività. Dall'insediamento a Montebello, dove siamo situati, a Isola del Piano, nelle Marche, sono passati 50 anni da quando è iniziata la nostra iniziativa, che parte ancora prima dell'iniziare a sviluppare l'agricoltura biologica. La nostra è un'iniziativa di salvaguardia di un territorio che era stato abbandonato, per l'appunto Montebello, nelle Marche. Mio padre aveva già intuito la follia dell'agricoltura intensiva basata sull'uso massiccio e indiscriminato della chimica di sintesi. Non è che avesse chissà quali riscontri scientifici da questo punto di vista, semplicemente era un intuito che aveva da contadino ed amante della terra. E soprattutto per lui, però, il nodo centrale su cui vorrei soffermarmi è che vedeva nell'agricoltura biologica, appunto, un'opportunità per ricostruire il mondo rurale. Oggi vi sono quasi 3 milioni di agricoltori biologici in tutto il mondo, quindi quella che era considerata un'utopia derisa dai più è in realtà consolidata. Montebello, appunto, a Isola del Piano, 600 abitanti nelle Marche, diciamo che questa utopia in qualche modo la si può toccare con mano. E negli ultimi 50 anni, infatti, abbiamo dato concretezza alla visione che non solo l'agricoltura biologica è possibile, ma che è possibile un modo diverso di intendere l'agricoltura, il suo rapporto con la natura, con il territorio e con le persone. La nostra azienda oggi rappresenta una filiera di quasi 400 agricoltori biologici con più di 30.000 ettari coltivati. Nel 2019 abbiamo addirittura completato tutta la filiera legata alla pasta, dal seme al prodotto finito, grazie anche alla costruzione del molino annesso al pastificio. Quindi ogni fase è 100% dedicata al bio e di proprietà degli agricoltori stessi. Era il sogno di nostro padre e finalmente siamo riusciti a realizzarlo. Quindi non solo è la dimostrazione che siamo riusciti nell'intento di che l'agricoltura biologica è possibile, ma anche che gli agricoltori, se si organizzano, possono uscire dalla nicchia nei quali i big dell'industria agroalimentare per 50 anni e passa hanno cercato di confinare. E in qualche modo è la rivincita, appunto, vengo al tema iniziale, caro nostro padre, del mondo rurale che era stato abbandonato. In un luogo dove praticamente anche i campi erano incolti, oggi ci lavorano quasi 70 persone, un antico monastero è stato ristrutturato, c'è un'accoglienza agrituristica in cui vengono scuole da tutta Italia, persone da tutto il mondo, ed è oggi l'azienda un importante attore economico e sociale del territorio, ed è nato come risposta all'esodo dalle campagne. Il nodo centrale che vedeva appunto mio padre, che ripeteva ad ogni convegno, era che l'agricoltura biologica è il punto di partenza per ricostruire il mondo rurale e per superare il modello della cultura industriale che ha portato all'esodo e riportare la vita in colline e montagna, che lui sognava già dopo pochi anni, che almeno la collina e la montagna fossero tutte bio in Italia. Collina e la montagna rappresentano i 2/3 del territorio. Oggi stiamo parlando di un obiettivo di un 25%, quindi per lui aveva ambizioni più alte perché proprio ci vedeva un'opportunità per tutti i territori marginali. Quindi la base da cui si è partita è i valori della civiltà contadina, il recupero dei valori della tradizione. Non è stata però un'operazione nostalgica, non ci siamo aperti alla modernità. Venite a vedere il molino e il pastificio, abbiamo le più moderne tecnologie per fare la semola e per fare la pasta. Semplicemente l'analisi era che di quel mondo contadino c'erano dei valori che valeva la pena mantenere.
I contadini una volta non avvelenavano a nulla, non producevano rifiuti, si basava sulla solidarietà quotidiana, i rapporti, la parola data. Questi valori oggi cerchiamo di portarli avanti in chiave moderna, adeguandoci ai nostri tempi, quindi verso una sostenibilità concreta fatta di tante piccole cose che abbiamo realizzato negli anni, oltre alla pasta e oltre al biologico. Quindi, ad esempio, utilizziamo solo energie rinnovabili per fare la nostra pasta, e anche per essiccare la pasta usiamo cippato locale, di provenienza locale. E, quindi son tante attenzioni in prezzo equo all'agricoltore, cioè un insieme di attenzioni fatta di gesti concreti di attenzione all'ambiente a 360 gradi. Per noi il biologico, le tre parole chiave sono biologico, agricolo, nonostante oggi abbiamo una dimensione di fatturato che non è grandissima, ma comunque l'anno scorso abbiamo fatto più di 18 milioni di euro di fatturato, rimaniamo una cooperativa agricola, siamo agricoltori a tutti gli effetti, molto collegati col territorio, perché più del 50% della materia prima, cioè tutta la materia prima italiana, ma più del 50% viene dalla provincia di Pesaro Urbino, quindi con una forte connotazione territoriale, quindi biologico, agricolo e locale. Per noi queste tre dimensioni devono stare sempre insieme. Perfetto, grazie. E poi torniamo. E io adesso sentirei invece Fabio Brescacin, che è il presidente del gruppo Ecor Natura Sì. Ecco, Giovan Battista adesso parlava appunto di garantire un prezzo equo agli agricoltori, no? Rispetto al mondo della distribuzione in particolare. Ecco, voi che siete nati come Ecor da una parte per il discorso del commercio all'ingrosso, dei prodotti bio e anche biodinamici, da una parte, e dall'altra poi Natura Sì invece appunto è un sistema di distribuzione di medie e grandi dimensioni, no? Rispetto sempre ai prodotti bio e biodinamici. Ecco, le volevo chiedere appunto, partiamo da qui magari, ecco, nel suo intervento, garantire un prezzo equo agli agricoltori è un bel problema, no? Nel momento in cui abbiamo la GDO che fa le aste al ribasso e tutte queste cose che sappiamo, adesso è inutile che c'entriamo troppo. Quindi mantenere anche appunto questa dimensione che ovviamente per poter come dire, produrre cibo e produrre cibo di qualità, ecco, chi lo produce ovviamente deve essere anche lui remunerato, ecco. Però ovviamente con un prezzo equo senza e che consenta anche ai consumatori di avere la possibilità di mangiare del cibo di qualità. Prego. Sì, buonasera, intanto grazie. Penso che mi sentite, vero? Tutto a posto. Sì, tutto a posto. Bene. Sì, questo è, secondo me, come dire, avete sollevato temi importantissimi. E per noi, per me, anche personalmente, un tema importante è come far fluire più soldi in agricoltura. Effettivamente, come dire, il degrado dell'agricoltura è un fatto culturale, perché effettivamente, come dire, in Europa direi non siamo più agricoltori, no? Vuol dire importiamo agricoltori dai paesi dell'est, importiamo mungitori dall'India, importiamo contadini dal Nord Africa. Perché effettivamente noi contadini non siamo più. Abbiamo perso la cultura, la nobiltà della cultura agricola. Questo è un dato di fatto, insomma, e l'amore per la terra, anche se da una parte, dall'altra parte, vediamo come si sta riconquistando, giovani, insomma, c'è un interesse, c'è un proliferare negli ultimi anni, veramente un proliferare di interesse nell'agricoltura e gente che vuole. Però c'è un problema economico vero. Cioè, voglio dire, l'agricoltura ha sofferto in questi ultimi decenni di una riduzione costante dei prezzi, cioè l'aumento della tecnologia, la monocultura, l'aumento delle dimensioni delle aziende, la specializzazione, l'industrializzazione agricola ha creato, come dire, una situazione di prezzi sempre più bassi e che in qualche modo stanno mettendo un po' in grande difficoltà l'agricoltura e gli agricoltori. Quindi a volte anche fenomeni eclatanti come il caporalato, per dire, non sono cattiveria dei contadini, non sono cattiveria neanche dei caporali, voglio dire, per l'amor di Dio, senza salvarli per niente, e purtroppo sono prezzi pagati all'agricoltura che sono veramente, come dire, che costringono a volte, anche senza cattiveria,
purtroppo ha delle scelte, come dire, non buone, insomma, moralmente, come dire, deplorevoli. Quindi in realtà questo, cioè l'agricoltura convenzionale, l'agricoltura industriale ha creato prezzi bassissimi. Il grano oggi, voglio dire, adesso sta un po' aumentando, perché poi dovremo anche parlarne, però insomma un chilo di grano 20 centesimi, il pomodoro viene pagato 8 centesimi, il latte, se devo una mia collega, una mia amica allevatrice convenzionale, 36-37 centesimi il litro. Obiettivamente con quei prezzi là una parte ti indebiti e, come dire, fai debiti su debiti su debiti, dall'altra parte sei costretto a fare delle cose che magari non potresti, cioè non vorresti fare, perché devi spremere le vacche come fossero, come dire, delle macchine, devi spremere le persone, devi spremere il terreno, eccetera. Questo è un problema, quindi è un tema. Quindi noi siamo stati abituati a pagare poco il cibo. Quindi la domanda vera: qual è il prezzo di riferimento del cibo? Chiaramente uno dice vado a comprare biologico e è caro. Sì, è caro. È caro rispetto a cosa? Cioè rispetto a un prezzo che, voglio dire, a cui siamo stati abituati, un prezzo di riferimento che è un prezzo purtroppo che, come dire, ha delle esternalità, ha delle controindicazioni. Qualcun altro paga il prezzo basso che paga un consumatore, no? Chi lo paga? Lo paga l'agricoltore, lo paga il bracciante che è stato sfruttato, lo paga la fertilità del suolo, lo paga l'inquinamento delle acque, lo paga l'ambiente, lo paga la salute, eccetera. Quindi in realtà noi battagliamo tutti i giorni con Giovanni, come dire, un po' questi colleghi della prima ora in qualche modo, perché comunque nella mentalità delle persone c'è un prezzo di riferimento e noi, come dire, il biologico sembra caro. In realtà io dico, ecco, non è caro il bio, è, come dire, è sbagliato il prezzo del convenzionale, e anche perché in quel prezzo là, come dicevo prima, non abbiamo, come dire, i costi veri. Abbiamo una parte dei costi, una parte dei costi sono pagati da qualcun altro, sono a carico della società, sono a carico del futuro, sono a carico. E quindi la situazione non è facile. Quindi secondo me, per focalizzare un po' il tema, io credo che oggi, almeno parliamo per noi, la domanda vera è come far arrivare più soldi in campagna. Questo è il problema vero. Nel senso che, come dire, se arrivano i soldi, in campagna arrivano soldi solo per il vino. È un dramma cosmico, perché di vino, dico sempre ai nostri, alla gente qua del Prosecco di Conegliano, io sono di Conegliano, diamo a colazione, diamo il Prosecco ai bambini, poi diamo a mezzogiorno il Prosecco, a merenda il Prosecco, però in realtà l'unico prodotto che non è un prodotto alimentare, che non è un prodotto voluttuario, dico parlo del Prosecco, parlo del vino in generale, voglio dire, è un prodotto che, di cui si può anche fare a meno, voglio dire, è l'unico prodotto che viene valorizzato. Attorno al vino c'è una poesia, no? C'è tutta una storia, una cosiddetta cultura o subcultura, la chiamerei io, però è un prodotto non alimentare, è un prodotto che viene pagato. Allora le aziende sono belle, si fanno le belle cantine, eccetera, eccetera, si fanno tutte le poesie, insomma, che si possono fare, perché c'è denaro, cioè fluisce denaro. Nel grano non fluisce denaro, nel latte non fluisce denaro, nell'ortofrutta non fluisce denaro, questo è il problema. Quindi effettivamente è un problema difficilissimo, un problema complicatissimo, è un problema, come dire, non dico che sia irrisolvibile, perché tutto è solvibile nella vita, che da qualche parte bisogna partire. Noi siamo piccoli, perché, cioè, in realtà Natura sì sembra grande, ma in realtà il mercato alimentare è una pulce. Noi cerchiamo al nostro interno, avendo un numero limitato di agricoltori, insomma, che noi abbiamo 300-400 agricoltori che lavorano con noi, abbiamo circa 12.000 ettari che coltiviamo, insomma, direttamente, e seguiamo direttamente, più oltre a quelli dei nostri fornitori, eccetera. Cioè, voglio dire, cerchiamo di tenere un equilibrio. Quindi abbiamo un numero di consumatori, fortunatamente, abbiamo uno spettro di consumatori anche coscienti, abbastanza interessati, insomma, consumatori consapevoli, siamo a tenere questo equilibrio tra il prezzo al consumatore e il prezzo all'agricoltore, e anche chi c'è di mezzo, perché poi chi fa la pasta deve essere pagato, giustamente, noi che facciamo la logistica, i camion che girano devono essere pagati, il negoziante deve pagare l'affitto, deve pagare i dipendenti, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa abbastanza difficile, perché, come dicevo prima, il prezzo di riferimento purtroppo è un prezzo ingiusto. Questa è la realtà dei fatti, insomma, questa è una realtà ormai ineccepibile, insomma. Quindi un grano non può,
un grano anche biologico, insomma, che vale 30 euro, fai 40 quintali, sono 1200 euro a ettaro, capiti? Cioè, voglio dire, come dire, come si fa? Quindi effettivamente noi cerchiamo di alzare i prezzi, anche con Giovanni, cerchiamo di pagare il più possibile, però poi dobbiamo equilibrare col consumatore. Quindi è un grande problema. Come si risolve? Non lo so, noi cerchiamo di far comprendere al nostro consumatore che quello che proponiamo per noi è il prezzo più giusto possibile, non è il migliore possibile, ma è quello che riusciamo a fare, cerchiamo di farglielo capire. Per adesso, insomma, noi siamo passati dal nulla, anche noi come Giovanni, come Gino, dal nulla a 500 milioni di fatturato, vuol dire che pian piano, insomma, abbiamo trovato dei consumatori che comprendono questo, che accettano questo, che riconoscono questo. E io faccio sempre una domanda, dicevo questa mattina, quando vado nei nostri negozi, quando vedo i consumatori, chiedo: ma come trovo i prodotti? E dico: ma buoni, i prodotti sono buoni. E il prezzo? Sì, dice, insomma, il prezzo è più alto, ma noi capiamo che se vogliamo qualità dobbiamo anche pagare. Ecco, quindi praticamente vogliamo creare coscienza nel consumatore che non lo stiamo imbrogliando, che stiamo facendo il meglio che possiamo fare, che vorremmo vendere a un prezzo più basso, ma non possiamo. Quindi fargli capire che qual è il giusto prezzo e come dire, e trasferire questo cosiddetto prezzo giusto alle aziende agricole. Nella catena i più poveri sono i contadini, tra coloro che vengono a fare la spesa, tra il negoziante, tra noi, tra i trasformatori e il contadino quel che fa più fatica. Lì deve fluire più denaro, perché è da lì che viene il prodotto, è lì che si cura la terra, è lì che si cura la salute, è lì. E questo è un compito arduo, decisamente arduo. Ecco, questo volevo dire da parte nostra. Poi ci sono mille altri problemi, però insomma questo è un tema. Qui il tema per me è come far fluire soldi in agricoltura. Bisogna che arrivano soldi, soldi come prezzo, ma soldi anche come capitali. I capitali non vanno in agricoltura perché non guadagna un cavolo l'agricoltura, quindi la gente investe in tutto, no? I fondi investono dappertutto, comprano aziende a destra e a manca, ma non investono in agricoltura perché non si guadagna niente. Si investono nel vino, adesso c'è tutta una poesia sull'investimento sul vino, ma solo quello, perché è l'unico che in qualche modo, è come dire, dà un ritorno finanziario al capitale investito. Ma questo è sbagliato, voglio dire, non è che bisogna speculare con la produzione agricola, però servono anche capitali, perché per fare un'azienda bisogno di capitali, hai bisogno di investire, hai bisogno di fare le stalle, hai bisogno di fare i frutteti, hai bisogno di fare le siepi, hai bisogno di fare le conversioni, hai bisogno, come dire, di fare rotazioni lunghe, hai bisogno di tempo e quindi hai bisogno di un capitale immobilizzato che in qualche modo ha un ritorno a lungo e deve essere immobilizzato a lungo, non è un mordi e fuggi come capitale finanziario o industriale. E quindi questo è un po' il tema. Quindi come un giusto prezzo, noi chiamiamo denaro d'acquisto, come anche un giusto investimento o finanziamento, capitale di prestito. E poi c'è il grande tema del costo delle terre. Cioè un contadino oggi è quasi impossibile che riesca a comprarsi dei terreni e pagarsi l'investimento con il risultato, con il reddito agricolo, e quindi perché i prezzi delle terre non sono prezzi agricoli, non sono prezzi di un mezzo di produzione, sono prezzi di speculazione, perché uno compra la terra, la tiene, la ferma e poi, come dire, perché tanto la terra aumenta di prezzo. Poi perché ci mette il fotovoltaico sopra. Ci mette il fotovoltaico sopra. Perché, come dire, la popolazione aumenta, come diceva il signore prima, la popolazione aumenta, le terre diminuiscono, abbiamo perso 2 milioni di ettari coltivabili in Italia negli ultimi 40 anni, quindi la terra diminuisce, la popolazione aumenta e quindi è un bene non riproducibile, i prezzi vanno su. Però questo è un problema drammatico e noi in Italia, che ci laviamo la bocca come bravi italiani, siamo più indietro di tutti in Europa. Ci sono organizzazioni in Germania che comprano terreni, consumatori che comprano terreni, che investono a 1000 euro, a 500 euro, a 2000 euro, che mettono i soldi in fondi per comprare i terreni e darli ai giovani, e in Francia anche Terre de Liens, e per esempio in Germania Biobodengenossenschaft. In Italia non riusciamo, insomma, ancora non riusciamo a mettere in piedi una cosa di questo genere, perché un giovane che vuole oggi fare il contadino o ha il papà che ha i schei, oppure trova qualcuno che gliela dà in affitto, oppure, come dire, è impossibile. Quindi bisogna che ci vogliono soldi, schei e schei, che devono andare in agricoltura. Questo è il mio messaggio. Scusa, posso? Prego. Sì, io vorrei chiedere
sia a chi interviene dopo, ma sia al secondo giro, anche di toccare la questione dell'efficienza, no? Perché siccome uno dei principali attacchi al biologico è su quello che non è abbastanza efficiente, vorrei che si parlasse un po' anche di questo. Ecco, adesso diamo la parola a Giuseppe Romano, presidente dell'AIAB, da pochi mesi, è un agronomo. E oltre a quello che diceva Riccardo, ecco, gli chiederei anche però appunto il tema delle politiche, no? Ecco, perché prima appunto anche Mauro Gamboni accennava in chiusura del suo intervento appunto alla necessità che ci siano politiche. Certamente il mondo accademico ha un po' cambiato negli ultimi anni, sta cambiando, ecco, però per tanto tempo è stato figlio della rivoluzione verde e la ricerca è andata tutta nell'agricoltura intensiva, ecco. Quindi ci sono tanti problemi. Adesso sentivamo appunto l'intervento di Brescaccin sul tema dei soldi che devono andare all'agricoltore, ecco, e quindi io ti lascerei la parola per cercare di tirare un po' le fila rispetto a tutto questo. Prego. Ok, grazie mille, grazie per l'invito. Tavolo, diciamo, un po' diverso da quelli che frequentiamo di solito, che parlano specificatamente di PAC, diciamo l'abbiamo messo in un ambito più ampio e ne sono contento, ma dai ragionamenti che abbiamo fatto poi non mi potrò esimere da fare anche un passaggio sulla politica agricola comune, che è un elemento chiave di questo sistema. Intanto cominciamo a farci dei ragionamenti, nel senso che nel 1990 grosso modo eravamo 5 miliardi di persone e circa mezzo barra due terzi del mondo moriva di fame. Siamo nel 2020, siamo 7-8 miliardi di persone e sempre due terzi del mondo bene o male muore di fame. L'altra parte è in sovralimentazione, ma l'altro dato che emerge dalle ultime indicazioni è che la popolazione che non ha accesso al cibo non vive più solo nelle aree via di sviluppo marginali, povere del pianeta, ma vive nel cosiddetto mondo occidentale. Quindi vive tra di noi, vive tra le nostre città, vive nelle nostre città, sono una fetta importantissima del nostro, dei nostri concittadini che probabilmente non vediamo, non vengono considerati, e questo diciamo che pone su una questione agricola un livello di importanza. Dovremmo rimettere al centro dell'agricoltura l'importanza di produrre cibo per sfamare la gente, che non vuol dire oggi produrre più cibo. Questo è un dato che ce lo dobbiamo dire in modo chiaro. Non è più una corsa all'approvvigionamento quella che dobbiamo perseguire, ma sicuramente un ragionamento di ridistribuzione e posizionamento delle risorse sul pianeta. Ma direi, prima ancora di guardare, tra virgolette, con l'attenzione dovuta al mondo in via di sviluppo, cominciamo a concentrarci sul fatto che nelle nostre città, dove la logistica alimentare arriva dappertutto, dove ci sono le istituzioni, dove dovremmo avere delle sensibilità, abbiamo soggetti che non hanno accesso al cibo. E tra questi soggetti, fatemi fare subito una parentesi che ci tengo, ci sono purtroppo molti bambini, per cui l'unica fonte di approvvigionamento spesso è nelle mense scolastiche, un settore estremamente importante per l'insegnamento della cultura dell'alimentazione, per garantire un pasto completo, dignitoso e di qualità ai ragazzini. Metà dei nostri ragionamenti partono da un problema culturale della popolazione e dei consumatori. Il problema culturale si inizia ad affrontare lì, con l'educazione alimentare, con l'educazione alla stagionalità, con l'educazione agli approvvigionamenti, con l'educazione alla riduzione dello spreco. Perché, non ce lo nascondiamo, il problema dello spreco è buona parte del problema per quanto riguarda l'approvvigionamento e la distribuzione anche alle fasce più deboli della popolazione.
E condivido pienamente i ragionamenti che sono stati fatti sull'importanza del prezzo del cibo, del valore del cibo, il valore che dobbiamo dargli, sul fatto che su tutti i sottocosti, i discount, le offertissime che tanto attirano, ci sono dei costi micidiali accollati alla collettività che paghiamo, che probabilmente non ce ne rendiamo conto nello scontrino, ma nella sommatoria dei costi che come società ci andiamo ad accollare sono estremamente, estremamente elevati. Visto che anche questo è probabilmente un problema culturale, per me è fondamentale che l'Italia riesca in qualche modo a entrare nel piano europeo per il bio, dove ci sono forti misure pensate per la formazione, l'informazione e della popolazione. È necessario continuare a comunicare. Non è impossibile, non è impossibile questo passaggio. Ragazzi, ricordiamoci che quando è stato 10-15 anni fa, il mondo della filiera corta non esisteva. In città il mondo della filiera di approvvigionamento direttamente delle aziende e con tutto quello che ne consegue, il riconoscimento del giusto prezzo, il rapporto contadino-cittadino, il rapporto mondo rurale-mondo urbano, era un'utopia, no? Sicuramente molti di voi hanno pure più esperienza che sui primi cassettoni che erano standard. Adesso i gruppi d'acquisto hanno dei software che riescono a interagire con le aziende e a arrivare a soddisfacimento dei propri bisogni in modo estremamente puntuale, razionale ed efficiente. Quindi i ragionamenti verso il consumatore sono fondamentali ed è un passaggio estremamente strategico che da qui in avanti dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare perché far crescere l'offerta di prodotto bio, cosa che è nella nostra mission associativa, e insomma immagino sia un obiettivo condiviso da molti qua del panel, ed è un obiettivo strategico della strategia Farm to Fork, richiede necessariamente lo sviluppo, l'aumento, la crescita della qualità e della quantità di domanda, altrimenti abbiamo evidentemente un problema. Questa parte di comunicazione è fondamentale ed è, diciamo, anche il motivo, diciamo, per cui associazioni come noi hanno nella loro base associativa sia i consumatori che i produttori che i tecnici. Perché, come venivo sollecitato prima, c'era il ragionamento dell'efficienza. Il ragionamento dell'efficienza lo comincia a mettere sul tavolo. E ricerca e innovazione sono due parole d'ordine che ci appartengono. Noi non siamo l'agricoltura del nonno. Questo io lo sto dicendo su tutti i tavoli. E al contrario di quanto strumentalmente a volte qualcuno dice, noi siamo un mondo estremamente innovativo, lo siamo sempre stati, siamo stati le avanguardie dei ragionamenti. E fondamentale cambiare l'approccio, e diciamo che esperienze come la RIRAB, come FIRAB, che è la Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica, sono dei capisaldi di questi ragionamenti. La fondamentale cambiare l'approccio e passare a una ricerca partecipata, a una ricerca con le aziende, non sulle aziende. Questo è un passaggio fondamentale. E in ultimo, ma proprio per andare, diciamo, per punti, abbiamo una necessità strategica fondamentale come biologico, il materiale propagativo, i semi. È fondamentale fare un benedetto piano sementiero nazionale per produrre, selezionare, riprodurre e poi mettere in commercio varietà dedicate al biologico. Se io oggi metto giù un grano convenzionale, una semente di grano convenzionale in deroga, cosa che è ammessa, eccetera,
è come se io metto una Ferrari e poi però non ho il gasolio, non ho la benzina, perché non posso supportarlo con gli input previsti per la sua, come dire, efficienza totale produttiva, per i 60-80 quelli che sono quintali ad ettaro che deve produrre standard, come è stato standardizzato il mio grano. Io devo selezionare delle varietà che sono dedicate al mio sistema di produzione, altrimenti vado a fare un biologico di sostituzione e non è quella la strada, non può essere quella la strada. Quindi su questa anche su questa partita è fondamentale la nuova programmazione. La nuova programmazione per noi, e lo stiamo chiedendo, è imprescindibile che abbia dei piani di formazione indipendente. E anche questo è un passaggio non banale. Attualmente la consulenza, la formazione, l'informazione alle aziende la fanno i distributori di mezzi tecnici, che sono quelli pagati dalle società, dalle aziende, per poi vendergli i vari prodotti. Evidentemente quella, forse più che informazione, più che consulenza, più che formazione, la chiamerei pubblicità, però diciamo è attualmente l'interfaccia con l'agricoltore. È necessario che, se l'Italia crede nel suo sistema produttivo agroalimentare biologico, investa in formazione, ricerca e consulenza. Non ultimo, e mi avvio a concludere questo primo giro, il mondo della PAC, che è la politica agricola comune, una delle politiche più importanti in ambito europeo e sicuramente il nostro asset fondamentale per l'agricoltura, che è tutt'altro che lontana da questi temi. È la politica che determina cosa mettiamo, come sosteniamo i nostri agricoltori, con l'accoppiato cosa vogliamo produrre strategicamente come Stato membro. È una politica per cui noi ci battiamo da anni, che deve essere socializzata, deve diventare una, come dire, una politica di interesse collettivo, perché da quella politica determiniamo paesaggio, determiniamo territori, determiniamo scelte dell'agricoltore, determiniamo stili di vita, oltre al fatto che appunto assorbe il 35% del bilancio comunitario, che è un bilancio sostenuto dalle tasse di tutti i cittadini. Quindi anche su quella partita è necessario collettivizzare il ragionamento, aprirlo, fare entrare più società civile possibile nel ragionamento della PAC. E devo dire, anche su questo passaggio, permettetemi, ci stiamo riuscendo, e in una delle ultime riunioni a cui ho assistito, con grosso rammarico e risentimento da parte delle organizzazioni professionali, che hanno detto no, la PAC è una cosa che riguarda solo gli agricoltori, tutti gli altri fuori. Queste sono state le rivendicazioni delle organizzazioni professionali. L'Italia deve fare molto, molto di più. Noi non siamo soddisfatti del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è un piano che non ci ha soddisfatto, perché è un piano che declina l'agricoltura sotto l'energia, il mondo dell'energia. Ma mica siamo noi che dobbiamo, il problema dell'energia non può essere scaricato sull'agricoltura, quando abbiamo ben altre responsabilità, signori. Bisognerebbe produrre cibo, diciamo. Ecco. No, a parte per produrre cibo, abbiamo ben altre responsabilità rispetto all'inquinamento. Non è il fotovoltaico, non è il consumo di energia il problema dell'agricoltura. Il problema dell'agricoltura sono le emissioni di gas climalteranti, della zootecnia intensiva e dei vari fertilizzanti che usiamo. Quelle sono le nostre responsabilità. Poi dopo, quando abbiamo assolto a quelle, se vogliamo mettere pure il fotovoltaico, eccetera, va bene, ma non sui suoli. Non a posto del grano. Ma non sui suoli, signori. Il suolo non si tocca. Il suolo agrario non si deve toccare. E qui pure l'intervento che faceva Brescaccin prima. Questo è un problema. I suoli hanno un valore sempre più alto. Vengono comprati
da società che poi aspettano appunto queste grandi occasioni. Probabilmente rivedremo più di qualche fotovoltaico per terra da qui a breve. E poi però ci diciamo non siamo in grado di produrre cibo per sfamare il mondo. Regà, di che cosa stiamo parlando? Contraddizioni su tutta la linea. C'è stato però anche il tempo dei biocombustibili dove... Non mi provocate però. No. Non mi provocate. Per questo primo giro mi fermo qui. Perfetto. Io volevo rilanciarmi a una cosa che dicevi appunto rispetto al tema della ricerca, giusto per far ripartire Mauro, che appunto la solitudine da questo punto di vista degli agricoltori sui territori rispetto ai temi dell'assistenza tecnica. Ci sono poi appunto associazioni come l'AIAB, ci sono anche i consorzi tra le aziende che si danno una mano, però poi in sostanza tutta la parte di assistenza tecnica, penso soprattutto al tema dei giovani che stanno cercando di tornare in agricoltura, però ecco appunto non c'è poi nessun il vero interlocutore sui territori, molto spesso sì, soprattutto nelle aree dove per esempio il mondo della cooperazione è debole, penso soprattutto al centro-sud, no? Chi vuole fare innovazione in agricoltura cercando di seguire appunto dei percorsi chiamiamo sostenibili, anche se questa parola mo sta diventando un problema usarla, perché no? Anche resilienza, voglio dire, è un problema usarla, però ecco, voglio dire, si trovano senza avere degli interlocutori, ecco, da questo punto di vista sia la ricerca che l'assistenza tecnica, ecco, forse andrebbe completamente ripensata, appunto dovrebbe essere fatto un investimento serio, cospicuo, ecco, togliere forse, insomma sollecitare le regioni a fare le cose, non a far finta di mettere in piedi dell'assistenza tecnica, e anche le associazioni di rappresentanza da questo punto di vista hanno delle forti responsabilità, perché nella sostanza gli agronomi ci sono dentro la Coldiretti, dentro la Confagricoltura eccetera, ma sono agronomi da tavolino nella maggioranza dei casi, hanno agronomi che lavorano diciamo sul tema dei PSR, dei progetti e così via, dei finanziamenti, e non vanno a, diciamo, non si sporcano le scarpe di fango, ecco, per intenderci, ecco. Quindi c'è un tema importante anche questo, insomma, credo, no? Perché c'è un problema di cambiamento generazionale che va accompagnato. Abbiamo una popolazione agricola molto invecchiata e dobbiamo assolutamente attivare un ricambio generazionale. Prego. Mauro, se vuoi intervenire. Devi mettere l'audio. Mi sono colto, sì, avevo sentito il tuo intervento che diciamo mi davi un po' la parola per riprendere il discorso, che faccio molto volentieri. Allora, sì, io continuerei sul mio diciamo ottimismo da un certo punto di vista per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, ma mi piacerebbe anche un po' rispondere ad alcune sollecitazioni che sono venute in parte da Riccardo, ma anche dagli altri interlocutori. Allora, un primo elemento fondamentale che mi sembra sia emerso da questa discussione e che richiama un po' qualcosa che ho detto proprio all'inizio, riguarda il valore reale del cibo, che sta nel prezzo, che non è quello reale, lo sappiamo tutti. Cioè il prezzo del cibo non corrisponde al prezzo e al costo che incorpora il cibo riguardo ad esempio a tutti gli aspetti legati alla difesa ambientale e non solo, al mantenimento della biodiversità e così via. Quindi questo è un fatto importante e che richiama la necessità assoluta di far convergere, indirizzare verso il consumatore un messaggio chiaro che deve riguardare appunto una... diciamo una dimensione precisa che va collocata dentro il prezzo del cibo. Quindi sappiamo tutti che questo non corrisponde appunto al costo reale ed è un elemento, diciamo, importante su cui bisogna ragionarci sopra.
L'altra questione che ha sollevato Riccardo e che poi mi consente anche di collegarmi alle questioni legate alla ricerca e all'innovazione è produrre, cioè un messaggio, uno slogan che percorre un po' il mondo anche sia della produzione ma soprattutto il mondo della ricerca e dell'innovazione per trovare soluzioni adatte per un mondo che sta cambiando in forte espansione demografica. Lo slogan viene adoperato è produrre di più con meno. Allora, questo slogan, se da un lato può avere una sua reale portata, in realtà quello che ci chiediamo, ma veramente dobbiamo produrre con meno, mi può anche star bene, ma di più, perché dobbiamo produrre di più? Ed è una delle critiche che viene mossa all'agricoltura biologica, che sappiamo che normalmente l'efficienza di una produzione biologica rispetto al convenzionale si riduce intorno al 20%. Ma se noi pensiamo a un mondo in cui il 30% dell'alimentazione viene, dei prodotti alimentari viene scartato, comunque diventa rifiuto, questo concetto vale ancora? Proviamo un attimo a immaginare quindi che il problema non è tanto quello di produrre di più, ma produrre meglio e soprattutto la questione della produzione di rifiuti è l'elemento cruciale su cui noi dobbiamo intervenire. Quindi è un problema che riguarda più non tanto la trasformazione quanto i meccanismi con cui il cibo poi viene utilizzato e quindi dobbiamo agire in quel senso. Quindi io mi immagino una ricerca e i processi innovativi che vanno nella direzione di migliorare le pratiche agricole in termini di sostenibilità, anche se è un termine giustamente che veniva solo prima di chiamare come un po' abusato, comunque è un'attività agricola che si ricollega e quindi un'attività di ricerca che deve ricondurre l'agricoltura ai processi agroecologici, quindi molto più orientata sul sistema che non sul singolo organismo, che è questo elemento chiave poi dell'agricoltura biologica, che è un approccio sistemico. E quindi la ricerca e l'innovazione in questo campo dovranno esplorare più lo studio e le pratiche agricole sostenibili agroecologiche che vanno da vari meccanismi su cui diciamo diversi gruppi di ricerca stanno lavorando, come appunto l'intercropping, i sistemi quindi di valorizzazione e di incremento della biodiversità del suolo, come mantenere quindi una fertilità del suolo che consente quindi in questo caso uso resilienza di garantire anche la resilienza dell'agrobiodiversità e quindi dell'agroecosistema che si colloca al di sopra del suolo, come mantenere quindi il suolo e garantire la fertilità. Quindi se da un lato sicuramente la ricerca va orientata più sul sistema che non sul singolo organismo, va detto anche, e questo è un altro elemento che è emerso e qui abbiamo delle potenzialità enormi che andrebbero sfruttate, è quello della necessità di avere delle varietà e dei cultivar che siano adatte all'agricoltura biologica, perché effettivamente è un tema importantissimo. Se noi utilizziamo delle varietà che sono adatte all'agricoltura convenzionale potremmo certamente trovarci in grandi difficoltà. Allora dicevo, noi qui abbiamo una potenzialità enorme e parlo delle banche di germoplasma che sono in dotazione a diversi istituti di ricerca e che quindi conservano piante magari neglette che possono però essere ora impiegate con dei sistemi di selezione partecipata, questo è un altro elemento chiave che è emerso nella discussione, per ottenere delle varietà, dei cultivar che possono adattarsi all'agricoltura biologica. Se noi non abbiamo queste varietà, ovviamente l'agricoltura biologica è fortemente, fortemente penalizzata. Chiuderei ancora questa parte dandovi alcune altre informazioni su come si sta sviluppando a livello comunitario il discorso del sostegno all'innovazione e alla ricerca. È stato citato appunto la strategia Farm to Fork che tra gli obiettivi appunto pone quello, ma non interessa solo questo l'agricoltura biologica, che è quello appunto della superficie agricola
utile che dovrà raggiungere il 25%, ma se vado a leggere gli obiettivi della strategia Farm to Fork vedo delle ricadute estremamente importanti per l'agricoltura biologica, come la riduzione dell'uso dei prodotti chimici dei pesticidi del 50%, e ovviamente su questo è inutile mi soffermo, sappiamo bene l'agricoltura biologica come si muove in questa direzione, la riduzione dei nutrienti che vengono destinati all'ambiente, quindi creando problemi di inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua, e quindi ridurre la perdita di nutrienti del 50%, ridurre l'uso dei fertilizzanti del 20% e così via. Altro accenno che è stato fatto al piano d'azione europea sull'agricoltura biologica, che è stato emanato nel marzo del 2021, quindi recentissimo, e pone tre assi importanti su cui la ricerca si può muovere: stimolare la domanda nei confronti della la domanda per l'acquisto di prodotti biologici da parte dei consumatori, stimolare la riconversione verso il biologico delle aziende agricole, ma l'asse 3 mi sembra assolutamente interessante anche come slogan che viene utilizzato e che porta il titolo "Il biologico deve dare l'esempio". Questa è una chiave interessantissima su cui si sta muovendo l'Unione Europea, e quindi qui pone il tema che avrà un forte impatto sulla ricerca e l'innovazione, che è quello di garantire un'agricoltura biologica ancora più sostenibile. Cioè dei passi devono essere fatti, perché ovviamente ci sono ancora dei limiti e delle debolezze nell'agricoltura biologica, quindi vedere un'agricoltura del domani, un'agricoltura biologica del domani che sarà sempre più sostenibile da questo punto di vista. Non mi soffermo oltre, ci sono 23 azioni diverse che vengono sviluppate. Mi sembra che a questo punto potrei fermarmi qui, se non appunto ricorrere ancora al discorso del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione, che è Horizon Europe, in cui verranno anche qui introdotte, sulla base delle indicazioni che sono presenti nel piano d'azione dell'agricoltura biologica, temi che vanno nella direzione del sostegno. Si parla degli allevamenti e del benessere animale, dell'acquacoltura biologica e così via. Grazie. Ecco, io adesso tornerei su con Giovan Battista e gli dico soltanto, poi lui può dire quello che vuole, perché siamo in un secondo giro molto libero, ecco, vorrei che fosse chiaro, anche per rispondere a cose dette in precedenza. Però ecco, mi sollecitava molto la tua affermazione, che era quella appunto che parliamo di un paese, l'Italia, che ha due terzi del territorio che è fatto di sostanzialmente colline e montagne, no? L'asse appenninico e l'asse alpino. Questo significa appunto agricolture verticali da una parte, quindi con una biodiversità, microclimi molto molto forti, e quindi potenzialmente, diciamo, molto interessante dal punto di vista del modello che oggi si viene definito innovativo, no? Anche se poi l'altro aspetto è quello dei meno di 10 ettari del più del 90% delle aziende italiane. E quindi un tema diventa quello anche di valorizzare questi aspetti di agrobiodiversità da una parte, con prodotti eccellenti, unici, eccetera, ma anche poi di come si fa a stare insieme, diciamo, no? a costruire delle sinergie, delle masse critiche per fare in modo che questi prodotti, quindi delle filiere territoriali. Ecco, quindi in questo senso mi sembra che la vostra esperienza sia molto interessante anche, no? Perché rappresenta in qualche misura un modello a cui si è lavorato per decenni, ma ecco che appunto ha costruito, no, questa relazione col territorio, ha costruito questa relazione con altri agricoltori, e che quindi forse è una strada che diciamo per la piccola e media agricoltura italiana, che è prevalente ancora, ecco, dovrebbe essere quella una di quelle strade da seguire, no? come per cercare anche proprio di mantenersi in vita, ecco. Prego, scusa. Certo, il punto è proprio questo, che in quei luoghi marginali fare l'agricoltore
Allora, fare gli agricoltori da singoli, non all'interno di filiere, ormai è impensabile non solo per chi sta in colline e montagna, ma anche in pianura. In colline e montagna è una questione di quasi di sopravvivenza, nel senso che le aziende sono talmente piccole che c'è una necessità di aggregarsi, non vuol dire fondersi, ma la necessità di dare dei servizi comuni e fare delle cose insieme è assolutamente importante. E il tema è appunto, che sembra banale, è quello che il cibo nasce dai campi, cioè quello che gli agricoltori abbiamo cercato da sempre di fare, che sono gli agricoltori che producono cibo, ma non solo come materia prima, possono produrre cibo anche come prodotto finito. E qui collegandomi anche al tema dell'efficienza di cui si parlava prima dell'agricoltura biologica, cioè il biologico per primo si è posto il problema di cercare di integrare, di accorciare le filiere il più possibile. Quindi il fatto che ci siamo costruiti un mulino, un pastificio industriale in campagna da agricoltori va proprio in quella direzione, sia di dar reddito agli agricoltori sia di dare accessibilità al consumatore. È normale che va fatto poi con dei partner distributivi come NaturaSì che riescono a capire queste cose e a valorizzarle. E dall'altra il tema che è stato toccato, che mi sta molto a cuore, è quello della ricerca sui semi. E da qualche mese sono anche presidente della Fondazione Seminare il Futuro, fondata nel 2019 dalla nostra cooperativa, da ICOR NaturaSì e da altre realtà internazionali impegnate da diversi anni nella ricerca sui semi adatti al metodo biologico. Anzi, si parla proprio di miglioramento genetico biologico, cioè che sono tematiche che nel nord Europa, in particolare Germania, Svizzera, Austria, sono molto sentite, mentre da noi in Italia se ne parla molto poco. E quindi abbiamo avviato questa fondazione senza scopo di lucro, proprio con l'obiettivo, da una parte, di valorizzare le biodiversità locali, soprattutto nelle orticole, che possono avere un valore nella commercializzazione. Dall'altra, quello di creare nuova biodiversità, perché abbiamo bisogno anche di creare nuova biodiversità, non solo di recuperare la biodiversità del passato. Ed è per questo che è nata questa fondazione, tra i suoi obiettivi è quello della ricerca su semi adatti al bio, in una logica non speculativa. Quindi perché una fondazione senza scopo di lucro? Uno, per evitare la privatizzazione sui semi, che sono un bene comune. Il secondo, per garantire sempre agli agricoltori la riproducibilità dei semi. Il terzo è proprio quello che dicevo prima, da agricoltori uno si rende conto che come il cibo nasce nei campi, anche i semi nascono nei campi. Non possiamo demandare la ricerca e la produzione dei semi a rilasciarla al di fuori dell'agricoltura. Gli agricoltori devono essere protagonisti, coinvolti, partecipare, e quindi per quello nella fondazione possono essere direttamente coinvolti. Uno dei primi progetti riguarda proprio il grano duro, con l'obiettivo di arrivare poi ad altre specie vegetali. Cioè partiamo dal grano, che ci contraddistingue e cui siamo impegnati in prima linea, per poi andare anche su altre specie vegetali, perché abbiamo bisogno di semi adatti al nostro modo di lavorare, non di semi che ci vengono imposti. Perché oggi il tema è che non solo non troviamo semi adatti al bio, non si trova neanche semi bio, perché con il meccanismo della deroga praticamente quasi sempre gli agricoltori utilizzano quasi tutti i semi convenzionali in deroga. Abbiamo bisogno di semi bio, ma non è sufficiente, abbiamo bisogno di semi riprodotti in bio fin dall'inizio, perché solo in questo modo si creano quei meccanismi virtuosi di ricerca e partecipazione che possono portare a una visione di lungo termine. C'è stato un ritorno. Grazie. Dottor Brescacin, le volevo chiedere, ecco, se ci faceva un piccolo ragionamento molto contenuto sul biodinamico, che in questo periodo è un po' sotto attacco, e però noi sappiamo, insomma, che appunto lei ha una cultura che viene anche da questa parte, oltre che dal biologico. Ecco, io vorrei che lei ci raccontasse, insomma, qual è l'attenzione, al di là di tutto, a quei 15 centimetri di suolo che sono poi determinanti, no, per fare sì che si possa produrre cibo e che si possa mantenere, diciamo, un suolo vivo, no? Ecco, e che quindi su questo
credo che la biodinamica abbia molte cose da insegnare a tanti altri. Ecco. Prego. Sì, grazie della domanda, veramente grazie, un momento molto particolare, quindi ne parlo anche volentieri per quello che posso dire. Voglio solo ricordare un fatto storico. La biodinamica nasce nel 1924. Nel 24 non c'erano i diserbanti, non c'erano i pesticidi, non c'era niente. Però, no, non c'era niente. Iniziava la cosiddetta fertilizzazione minerale, in qualche modo, no? Quindi si usavano il guano del Cile, che poi è un minerale mezzo e mezzo, perché è guano, e poi si usavano le fosforiti del Marocco. Cioè, cominciava di fatto una nuova mentalità, un nuovo approccio all'agricoltura. Sì, dai studi di Liebig in particolare, insomma, veniva questo nuovo approccio all'agricoltura, con dei risultati indubbiamente buoni, nel senso che ovviamente tutti noi abbiamo provato cosa vuol dire fertilizzare con la chimica i campi, anch'io da piccolo, no? Mi davano l'urea, o mi davano il 10-10-10 e, come dire, i risultati erano veramente buoni. Però effettivamente, come dire, questo portava un'alterazione sulla qualità della pianta, perché una pianta che cresce secondo una certa armonia stagionale, secondo, come dire, diciamo un'armonia, noi diciamo cosmica, se vogliamo, diciamo un'armonia, ha un suo valore nutrizionale. Una pianta che invece viene forzata, ovviamente, dopo il nutrizionale, ha un valore sicuramente molto migliore. E poi ha un effetto sui suoli, come diceva prima il nostro amico, il nostro collega, che effettivamente, vuol dire, come dire, la fertilità del suolo è andata degradando nel tempo. Quindi la biodinamica di fatto nasce non tanto contro il veleno, ma quanto, come dire, come creare delle aziende agricole, creare un'agricoltura, come dire, che veramente nel tempo curi veramente la terra, curi la fertilità del suolo e curi tutto quello che noi oggi, biodiversità, eccetera, eccetera. Quindi nasce, e il concetto vero della biodinamica è questa individualità agricola, no? Se vogliamo riassumere quello che viene detto nel corso di qua, è l'azienda agricola come individualità. Mentre in qualche modo il concetto dell'agricoltura convenzionale era la monocultura, era spaccare l'individualità, spaccare l'organismo, quindi fare la monocultura, quindi fare o solo l'allevamento, o solo i polli, o solo il grano. Il concetto della biodinamica è l'individualità. Oggi vediamo che se ne può dire quel che si vuole, però obiettivamente in questi 100 anni, questa è storia, proprio, il biologico nasce dopo, nasce con negli anni 30, negli anni 40, da un'esigenza proprio quasi di lavorare sulla fertilità del suolo, lavorare in contrapposizione quasi all'uso della chimica. Però la biodinamica è un po' il pioniere della cosiddetta agroecologia, voglio dire, questo è un dato di fatto, è un dato storico. E io conosco un po' le aziende in tutta Europa, perché giro, ero la settimana scorsa in Germania, cioè obiettivamente, come dire, le aziende biodinamiche sono sempre state un po' le aziende all'avanguardia, ma non all'avanguardia in maniera orgogliosa, ma proprio come concetto, no? Come principio, che l'obiettivo della biodinamica è fare aziende dove tu non compri niente fuori, no? Ti crei i tuoi concimi, hai la tua stalla, fai il compostaggio, eccetera, eccetera. E obiettivamente questo è un sistema difficile, complicato, perché fare organismi agricoli è molto complicato, però ha dei grandi risultati in senso di qualità del cibo, e noi lo vediamo nel risultato come prodotto, no? Come prodotto finale, e lo vediamo anche nella fertilità dei terreni. Insomma, noi, come dire, abbiamo tante aziende, insomma, abbiamo aziende con la biodinamica, arriviamo al 4-5% di humus. Adesso magari una persona normale non vuol dire niente, però diciamo che per una padana ormai abbiamo una media sotto l'1%, che è una pianura fertilissima. Quindi in realtà la biodinamica ha questo concetto, un concetto se vogliamo complicato. Poi nella biodinamica ci sia questo uso di preparati, che è quello che adesso viene messo in grande discussione da Senrice Cattaneo e dalla scienza, eccetera, eccetera. Insomma, voglio dire, è chiaro che è difficile, cioè, per uno scienziato materialista di questi tempi, dire: ma metto il letame del vacca dentro il corno, lo metto sottoterra, e che questa è stregoneria. Però porca fritella, funziona, funziona. E io se mi prendo una camomilla, voglio dire, e mi mette a posto un po' il mal dell'intestino, voglio dire,
forse non ho ben capito qual è che funziona, però funziona, Dio santo. Allora io ho tanti agricoltori, guarda, ne ricordo uno che io gli voglio un bene dell'anima, che è tutt'altro che biodinamico, no biodinamico, è un comunista della vecchia ora, ma quelli veri veri, che come dire, non crede in niente. Però a lui, da quando è iniziato con la biodinamica, dice, a me mi funziona. Io prima avevo problemi di acidità del suolo, avevo problemi di, vi dico anche chi è, Carlo Pattacconi, di Agricoltura Nuova di Roma, 350 ettari sulla Pontina, lui ha cominciato col convenzionale, poi hanno fatto il biologico e aveva sempre problemi di acidità del terreno, perché loro hanno un centro di compostaggio. Vi invito, chi è a Roma o chi è, sento qualche accento romano, andare a visitare. E lui dice, a me funziona sto 500, io a me me ne frego, a me funziona. Quindi in realtà, come dire, è vero, forse certe cose, quei concetti della scienza sono ancora difficilmente spiegabili, però ci sono anche altri modi di pensare, altri concetti. Per esempio, io con un letame, se non voglio entrare nell'argomento, capisco benissimo, cioè il letame è, come dire, il letame è indubbiamente il principe della concimazione, no? Il principe della concimazione, cioè lo metto dentro in un corno, lo metto dentro sottoterra, qualcosa succede, no? Qualcosa succede lì. Perché succede un'alchimia, succede, sono state anche analisi chimico-fisiche, insomma, il tema microbiologico, gli enzimi, eccetera, eccetera, cioè succede qualcosa che poi in qualche modo ha un risultato. Quindi io direi che, io ho fatto una volta un articolo, dico, di agricoltura non si discute ma si vive, no? Quindi effettivamente guardiamo ai risultati, guardiamo ai frutti. Certe cose magari sono difficilmente spiegabili ancora, perché il dottor Steiner non era proprio una persona comune, non era proprio l'ultimo arrivato, era uno che vedeva un po' più in là degli altri. Nel 24 ha visto quello che gli altri non hanno visto, ha dato origine a questo impulso, e la biodinamica è oggi, direi, in tutto il mondo, in qualche modo, un po' l'agricoltura sempre più innovativa. Anche tutto il tema dei semi, di cui parlava Giovanni, no? Abbiamo fondato noi insieme a lui questa fondazione e abbiamo imparato dai biodinamici tedeschi e svizzeri, cioè loro sono quelli che sono partiti 40 anni fa a fare questo lavoro quando nessuno ci pensava, e nasce da questo concetto della pianta come organismo, della pianta anche come della sua armonia, eccetera eccetera, che non è un concetto totalmente materialistico, però hanno tirato su Peter Kunz, che fa parte della nostra fondazione, con cui facciamo adesso la ricerca, Giovanni sa benissimo, sul duro, ha fatto dei lavori sul tenero, e sul tenero abbiamo dei risultati meravigliosi anche nel nord Italia, che usiamo i semi che ha sviluppato Peter Kunz. Cioè, effettivamente, e le aziende agricole, voglio dire, la fertilità del suolo è un dato di fatto, insomma, la cura del suolo è un dato di fatto, e col compostaggio, con l'uso del letame, con l'uso dei preparati biodinamici, i risultati ci sono, insomma. Ecco, quindi io direi che la qualità del cibo c'è. E quindi, effettivamente, se alcune cose ancora non le spieghiamo, ma è giusto che la scienza non spieghi tutto, no? La scienza, vuol dire, è un'evoluzione. 100 anni fa non spiegavano cose che oggi spieghiamo, e domani spiegheremo cose che oggi non riusciamo a spiegarci. Voglio dire, a volte, come dire, cosa conosciamo? Conosciamo ben poco di quella che è il segreto della vita, il mistero della vita. Pian piano, insomma, ecco, i preparati sono, Steiner dava molta importanza ai preparati, e i biodinamici li usano, e come che li usano, perché effettivamente, come dire, li vediamo il risultato, cioè il corno letame, letame dinamizzato in acqua per un'ora, in maniera così, diciamo, omeopatica, se vogliamo, distribuito nei campi, ha dei grandissimi risultati. E quindi, come dire, vi faccio un esempio di Carlo, che me lo dice sempre, lui non sa neanche cos'è l'antroposofia, la biodinamica, però dice, ragazzi, a me funziona, a me me ne frego, e io lo uso, perché, voglio dire, è così, insomma. Effettivamente ci sono delle cose che ancora la scienza non spiega, ma questo non vuol dire che siano vere, che siano reali. Quindi, però, io, guardiamo i risultati, la terra va curata, la biodinamica ha questo compito, ce l'ha da 100 anni e va onorata, direi, per quello che ha fatto in questi anni, e le aziende biodinamiche sono un po' da esempio, con tutti i loro problemi, no? Perché fare organismo è molto difficile, è più facile fare un po' una specializzata che un'azienda dove mette vacche, che deve mungere tutti i giorni, che devi spalarti il letame, che devi farti i cumuli, che devi fare le rotazioni lunghe, che devi fare i sovesci, che devi fare i preparati, eccetera, eccetera. Però poi i risultati ci sono. Ultima cosa, dico, ne aveva preso un'azienda 12 anni fa, la Divaira, 600 ettari nel Molise, e effettivamente, come dire, avevamo l'1% di humus, siamo al 2,2 medio, 2,3 adesso. Cioè, e anche i contadini che sono lì, che lavorano con noi, che di biologico non sanno niente, però dicono, qua è cambiata la roba, qua la terra è cambiata, qua la terra respira, qua la
terra è più morbida, qua la terra assorbe meglio l'acqua, qua la terra, come dire, e poi la terra produce senza la chimica. E se domani non ci fosse la chimica, no, cosa mangiamo? E tanti di questi contadini normali hanno iniziato a fare biodinamica e biologico perché hanno visto lì i risultati, non perché gli abbiamo raccontato il corno letame o il corno silicio. Però ecco, direi che, ecco, questo mi sento di dire, quindi facciamo del male a usare il corno letame, non facciamo del male a nessuno, no? Voglio dire, nel senso, voglio dire, cioè facciamo, non facciamo male, facciamo, cioè facciamo perché, cioè, è una cosa che funziona e quindi funziona. Ecco, così è come la fitoterapia, voglio dire, non è che funziona solo la tachipirina, no? Funziona anche la fitoterapia. Poi magari andiamo a scoprire che c'è anche un principio attivo naturale che è dentro nel farmaco fitoterapico ha un suo effetto. Però insomma i nostri vecchi usavano certi rimedi e si curavano con certi rimedi senza sapere bene cosa c'era dentro, insomma. Ecco, poi pian piano la scienza lo ha scoperto, quindi domani capiremo anche perché il corno letame, il corno silicio o l'achillea o la tarassaco, che non sono cose che fanno male, no? Perché usiamo achillea, non usiamo glifosate, usiamo, come dire, ormoni della crescita, usiamo achillea, tarassaco, valeriana, ortica, corteccia di quercia, tutte cose, insomma, come dire, che la brana natura ci ha messo a disposizione, vengono usate un po' in una forma alchemica, se vogliamo, e però danno i loro risultati. I risultati si vedono. Io ero un'azienda biodinamica da 50 anni, Dottenfelderhof, che forse Giovanni conosce, a Francoforte, cioè 200 ettari ai periferi di Francoforte, mi ha fatto la prova della vanga, e insomma, il mio amico Martin ha fatto vedere a tutti, ragazzi, cosa abbiamo tirato fuori in 50 anni di lavoro: terreni fertili, terreni umosi, terreni glomerulari, terreni ricchi, insomma, di humus che garantiscono produzioni costanti nel tempo. Ecco, questo è un po' il tema. Grazie. E poi è una cultura terapeutica. Oggi, come dire, nelle aziende biodinamiche si fanno centri per anziani, si fanno asili, si fanno centri di pedagogia prerogativa, centri per i disabili, centri per i ex tossicodipendenti, perché effettivamente è un'agricoltura sana, è sana anche per le persone. E oggi abbiamo sempre più persone fragili e io vedo che i medici ce li cacciano sempre in agricoltura, no? Chiedono se mio figlio 16 anni un po' sballato, portamelo là a lavorare la terra, no? Però lì lo risani perché entra in un ritmo, lavora in maniera sana, mangia prodotti sani, vive un ritmo sano e vive anche un'atmosfera sana, no? Un rispetto della natura, un rispetto della persona, un rispetto degli animali, e lì anche risanamento per l'uomo. La biodinamica è risanare la terra e risanare le persone e risanare il consumatore col cibo, insomma. Vuol dire anche il biologico, un ottimo biologico, abbiamo tanti ottimi, meravigliosi contadini biologici che sono bravissimi, e tanti di biologici stanno diventando biodinamici perché vogliono fare il passetto in più, capito? Il passetto in più. Grazie. Giuseppe, io ti volevo chiedere, appunto, adesso il dottor Bescacin, appunto, certo, nella parte sua finale ha parlato anche, appunto, di questa agricoltura biologica che è anche in grado di essere sociale, no? Di aprirsi al territorio, di aprirsi ad altre funzioni, perché poi il tema vero dell'agricoltura è anche, soprattutto della piccola agricoltura, è anche la potenzialità legata al tema della multifunzionalità e della relazionalità, oltre che appunto delle filiere corte, del rapporto col consumatore, dell'essere aperte. Da questo punto di vista il vino con cantine aperte e altre cose ha anche cambiato un po' l'immagine dell'agricoltura rispetto al consumatore. Forse su questo bisogna ancora molto lavorare, no? Anche per altri settori, perché appunto, come si diceva prima, il vino è un po', diciamo, c'è la poesia del vino, ma ecco, sul grano c'è meno poesia. Ecco, ti volevo chiedere questo, e poi ti volevo chiedere appunto il fatto che l'aspetto delle politiche, perché appunto una delle questioni è anche che rispetto a questo tipo di agricoltura, che appunto svolge anche un ruolo sociale di ripopolamento di territori abbandonati, per esempio, ecco, forse la politica dovrebbe, come dire, farsi carico anche di queste funzioni sociali dell'agricoltura, perché due terzi del territorio, nel caso italiano, non è che possono essere abbandonati e lasciati
a diventare foresta, no? Ecco, per carità, la foresta, non voglio demonizzare la foresta. Magari però se foresta, diciamo che se sono territori abbandonati il problema è diverso, è proprio la mancanza di gestione. Abbandonati e appunto, quindi, ecco, prego. Allora, chiudiamo poi. No, ragazzi, però mi avete provocato sulla faccenda biodinamici, cioè io un paio di cosette le dobbiamo dire. Allora, veloce, dobbiamo dirci che appunto una delle riflessioni che non siamo ancora riusciti a palesare a questi forti contestatori del bio e del biodinamico e sostenitori della scienza, e qui ribadisco quanto ho detto prima, noi siamo anche uomini e donne di scienza in agricoltura bio e biodinamica, perché siamo comunque gente che viene da questo mondo, e quindi a volte anche si sono impadroniti di pezzi di concetti scientifici che, voglio dire, forse anche in modo un po' autoritario. Mi viene qui da chiedergli proprio, ma il corno letame fa male? Punto interrogativo. E soprattutto, la vostra bella agricoltura di scienza, dove ci ha portato? Perché oggi abbiamo dei problemi, non domani. Oggi abbiamo dei problemi e sono i problemi di un'agricoltura, di un modello scientifico, passatemi il termine, forzato, voluto, indirizzato, studiato, formato nelle università, di questo tipo. E oggi siamo a questo punto, con appunto l'impatto dell'agricoltura nei cambiamenti climatici, e non è colpa del biodinamico, ma è colpa, se così si può dire, ma diciamocelo, insomma, parliamoci anche un po' fuori dai denti, di pezzi di scienza, che per mettere fuori produzione e fuori legge il glifosato ancora stiamo discutendo. Che dopo anni e anni test e cose, ogni tanto esce qualche nuovo studio scientifico che in realtà il glifosato non fa così tanto male, e forse un altro paio d'anni in deroga gli possiamo dare di qua, di là. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Cioè, il nostro corno letame, la nostra agricoltura biodinamica, ti può anche non piacere, ma tutto ciò non sta facendo male a nessuno, anzi, abbiamo le prove che sta facendo un percorso. Qua, prima dell'inizio, discutevamo, e io lo voglio ribadire perché quando mi hai fatto anche i ragionamenti sulla politica, l'obiettivo, attualmente le polemiche sul biodinamico sono riesplose in merito alla legge del bio. Anzitutto ci tenevo a precisare anche che gli amici del biodinamico attualmente non prendono alcun tipo di contributo pubblico sui bandi dei PSR, che sono appunto lo secondo pilastro della PAC. Viene finanziato il biologico. I biodinamici, le aziende biodinamiche prendono il contributo in quanto prima sono a norma con l'834, che è il regolamento del bio. Nessuno sta finanziando quella parte lì, fermo restando, appunto, io non ci troverei neanche niente di male, perché è un upgrade importante qualitativamente, strutturalmente, concettualmente. Sono comunque un modo di fare agricoltura che ha qualcosina in più. Anzi, provocatoriamente vi direi, mettiamola negli ecoschemi, mettiamola nel finanziamento degli ecoschemi della prossima programmazione biologico, come misura green in più. La legge, sapete, insomma, chi ci segue, io ho una posizione estremamente critica della legge. Ci sono più di qualche passaggio che non mi piace, più di qualche passaggio che abbiamo contestato, più di qualche concetto, soprattutto, che è stato modificato nell'iter amministrativo che ha avuto il testo. Attualmente ci troviamo in un momento in cui la dobbiamo sostenere, perché è un riconoscimento verso la nostra agricoltura bio in un momento strategico, evidentemente, di ripartizione delle risorse. Quindi non avere una legge o averla fa una differenza, ma averla e averla bocciata evidentemente dirà un altro peso di contrattazione sui tavoli ministeriali di riferimento. E,
Tornando al tema della nostra iniziativa, quello che dicevamo è che l'agricoltura sicuramente non è energia, come abbiamo detto, non è solo produzione di energia, come abbiamo detto prima, è tutto altro, è cibo, è territorio, è paesaggio, è welfare, e qui è entrato forte questo tema. Allora, le esperienze di agricoltura sociale sono una combo tra il mondo agricolo e il mondo sociale importantissimo, con risultati estremamente rilevanti. Il mondo della multifunzionalità agricola è cresciuta in modo esponenziale in questi anni, e non solo con quello che probabilmente è più noto, che è il mondo dell'agriturismo e della ristorazione e dell'accoglienza, ma con gli altri servizi. Probabilmente spesso diciamo meno visibili, ma con servizi che oltre al integrazione del reddito e messa a sistema di quelle che sono le connessioni agricole con il rapporto col consumatore, ha portato allo sviluppo di territori, alla salvaguardia, al recupero dei territori. Pensiamo solo al mondo delle passeggiate a cavallo, degli hippo trekking. Quello vuol dire che l'azienda, oltre al suo, si cura una fetta di territorio, presidia, passeggia, monitora. Oggi noi siamo in una condizione di fragilità estrema. In realtà lo eravamo probabilmente anche prima, e sicuramente la crisi pandemica non ci butterà addosso un conto estremamente, estremamente grave. E dobbiamo assolutamente fare in modo che l'agricoltura possa essere una strada di aiuto e di risoluzione di questo tipo di problematiche. L'accoglienza di persone con disagio nei nostri processi produttivi, e anche il solo passeggiare in campagna, il far vedere del bello, cioè l'importanza della bellezza naturale è fondamentale, fa bene. Tutto questo lo dobbiamo riportare al centro del nostro mondo, al centro delle nostre agricolture, al centro delle nostre programmazioni. Io troppo spesso sento parlare solo di produciamo, cioè il mondo del fantacibo, il cibo sintetico, eccetera. Non è quella la nostra strada, non può essere quella. Per il valore, oltre che per il prezzo, proprio per il valore che stiamo dando alla produzione di cibo, per tutto quello che c'è intorno al mondo dell'agricoltura. E ribadiamo con forza che la loro agricoltura non va in questa direzione e non è apprezzata. Del resto voi non avete manco mai visto una scuola andare in una stalla di suinicoltura intensiva, no? Simpatica scuola, prende il pullman e va nella fattoria didattica, va nell'azienda bio, va dove c'è territorio, biodiversità, vita. Non mi pare che la gente vada in visita negli allevamenti di pollame o nelle stalle da latte intensive. Allora noi dobbiamo in questo momento più che mai ribadire l'importanza del nostro sistema agricolo, ma proprio sistema. E se devo fare un ragionamento del genere, non posso non spendere un po' di parole sui biodistretti. I biodistretti sono questa chiave, l'idea di la gestione sostenibile di un territorio. Abbiamo sempre voluto portare la nostra agricoltura fuori dall'azienda. Tutti quelli che hanno parlato, vedi Girolomoni, hanno fatto da un'azienda una cooperativa, vedi Pescalcina, hanno fatto un'aggregazione, perché non è la singola azienda che può essere, virtuosa intorno
ci può stare il nulla. Quindi entra preponderante nei nostri ragionamenti la dimensione territorio, che poi appunto può essere declinato in ambito di filiera, di aggregazione di prodotto, ma il biodistretto, che vede la presenza oltre le aziende agricole di tutti gli organismi della società civile, consumatori, ristoratori, laddove ci sono strutture alberghiere, associazioni di turismo e soprattutto di enti locali. Gli enti locali hanno estremo bisogno di noi. Se vogliono provare a mantenere un presidio del territorio, devono venire dall'agricoltura, dalla buona agricoltura. Ancora non ci sentono troppo da queste orecchie, sono ancora un po' tirati da, come dire, dai sirene delle varie organizzazioni. Ma io dico che l'amministratore locale virtuoso, quello lungimirante, deve venire a parlare con la buona agricoltura del suo territorio. Con impegno, non a chiacchiere. Le amministrazioni locali gestiscono svariati ettari di superficie, gestiscono e devono essere gestite ovviamente con metodo bio, gestiscono le aree verdi dei vari centri urbani, anche lì dobbiamo stare attenti a cosa e come trattiamo, ma soprattutto gestiscono le mense, gestiscono la ristorazione delle loro scuole e quando ce l'hanno, quando capitano nelle loro dimensioni anche degli ospedali, possono avere rapporti con questo tipo di istituzioni importantissimi per i concetti che dicevamo prima di formazione e tutela delle popolazioni più deboli, anziani, malati, bambini, e come risposta economica locale alle aziende. E questo crea un sistema di resilienza dei territori che in un domani potrebbe anche evolversi e fare a meno dei contributi. I contributi della PAC non sappiamo come e quanto dureranno. Ogni sette anni ce l'hanno tagliato ogni programmazione, giustamente, non giustamente, tutto quello che volete. Sono entrate nel mondo del bilancio europeo altre politiche, vedi quella dell'immigrazione, della sicurezza, eccetera, che hanno assorbito fette del bilancio. Continuiamo a averne una bella fettona, perché quella fettona ce la siamo guadagnata non solo per l'importantissimo ruolo della produzione primaria di cibo, ma per tutto il resto dei servizi che eroghiamo ai territori. E la domanda è: ma tutti eroghiamo servizi ai territori? Punto interrogativo. Tutte le agricolture sono uguali? E va bene, e qui lascio la questione un attimo in sospeso. E, un'altra distorsione micidiale che dobbiamo in qualche modo combattere, che una politica lungimirante e, come dire, determinata su quello che vuole fare non si può esimere da discutere, è il mondo dei cosiddetti titoli storici della PAC, che portano a un'alterazione del mercato dei contributi estremamente grave, non solo perché ci sono ettari in Italia che prendono 40, 30, 40 mila euro di premio comunitario sull'ettaro, e ce ne sono altre di solito marginali, tra virgolette dimenticate, tra virgolette meno importanti, in montagna, dove prendiamo scarsi 90 euro l'ettaro. Quindi insomma c'è un delta piuttosto rilevante fra i due tipi di contribuzione. Ma soprattutto perché questa cosa incentiva un tipo di agricoltura che non ci appartiene, incentiva la grande agricoltura, le grandi estensioni di superfici, che oltre a assorbire queste enormi fette del plafond comunitario, tendenzialmente non sono quelle che fanno quella che stiamo definendo qui come buona agricoltura, anzi. Quindi anche questa
questione di titoli, che è tutt'altro che banale, me ne rendo conto, ma che richiede, come dire, il coraggio politico di un legislatore, è una questione che attualmente crea delle distorsioni che, come dicevo prima, ricadono sul comune, sul cittadino, dalla casalinga all'imprenditore agricolo, dal sindaco al contadino. Tutti siamo coinvolti da questo tipo di scelte. Beh, è finito? Sì. Allora, io adesso, prima di chiudere, volevo chiedere se qualcuno voleva, appunto, anche sulle sollecitazioni che ci sono state in tutto l'arco del dibattito, se voleva aggiungere qualcosa, voleva dire qualcosa, e poi se no chiudiamo. Andrea, vedo che vuoi intervenire, prego. Sì, brevemente, solo per fissare alcuni punti che secondo me sono usciti fuori da questa discussione e che meritano un ulteriore approfondimento per future, diciamo, eventi come questo che potremo organizzare. Allora, e quindi vado per telegrammi. Sulle funzioni, mi sembra, dell'agricoltura, mi sembra che quella di garantire l'alimentazione del mondo è stata abbastanza relativizzata dal punto di vista quantitativo. Io sono assolutamente d'accordo con questo. L'altra funzione, quella ambientale, è stata trattata abbondantemente, però ovviamente per la natura stessa, diciamo, di questa categoria, no? La sostenibilità ambientale è un discorso di tipo trasversale che non distingue tra i diversi tipi di aziende agricole. Una cosa è, e qui arriviamo all'altra funzione, quella del sociale, una cosa è l'agricoltura contadina, altra cosa è l'agricoltura della grande azienda capitalistica. E non solo perché una c'ha il lavoro diretto e l'altra c'ha il lavoro salariato, ma per tutto quello che significa il rapporto dell'azienda capitalistica nei confronti del mercato e di tutte quelle diciamo potenze che sono state evocate, no? Dai semi alla grande distribuzione, i prodotti agricoli, i prodotti chimici, diciamo. Chimici, eccetera, eccetera. Vuole dire, sono degli oligopoli globali, diciamo. E sono due, in questa situazione, l'uno ci guadagna, l'altro che cosa è? E diventa sempre più il contadino singolo, eccetera, un proletario. 40 anni fa si cominciava negli studi di economia e sociologia agraria a studiare il problema della proletarizzazione dei contadini, che appunto deriva dai contratti di coltivazione, insomma un po' come le operaie tessili che lavorano a casa, a domicilio, no? Cioè c'è quello che ti dà la stoffa, il filo, ti dà tutto. E praticamente tu cosa sei? Sei un operaio, punto, e basta, non sei più un artigiano, devi solo consegnare. E questo è un po' quello che succede, non da adesso, ma da svariati anni, all'agricoltura contadina. Altro telegramma, nelle funzioni, soprattutto tu Alessandro, hai richiamato la funzione del riequilibrio territoriale. Della nostra agricoltura, è già stato detto anche da altri, la nostra agricoltura di collina e di montagna. Ebbene, questo è secondo me la chiave di volta, diciamo, per la trasformazione della nostra agricoltura. Perché facciamo, immaginiamo che si trasformi
l'agricoltura intensiva secondo certi canoni, certi obiettivi, certi criteri che noi, di cui noi stiamo parlando. Beh, a quel punto ci sarà bisogno di mettere in produzione, penso soltanto al settore zootecnico, no? Insomma, se ci sarà bisogno di latte e di carne, questo dovrà essere fatto appunto recuperando quei territori di collina e di montagna. E attenzione, lì entra dentro il discorso fondiario, si è parlato di questo, della speculazione fondiaria. Lì ci sono due cose di cui nel passato anche il sindacato, la CGIL, si occupò 40 anni fa. Si chiamano terre incolte e si chiamano terre pubbliche. Terre pubbliche significa l'università agraria, eccetera, eccetera. E forse rivisitare queste cose non sarebbe male. Ultima questione è le politiche. Cioè, non basta, e qui io rispetto a coloro che hanno portato le loro esperienze, sono ammirato perché è un lavoro di anni, eccetera, ma non basta solo questa iniziativa dal basso che giustamente ha portato a degli a dei traguardi importantissimi, l'agricoltura biologica e questo e quell'altro. E non basta, perché i tempi di questa rivoluzione dal basso sono troppo lunghi. Bisogna accorciarli con, come si diceva prima, con le politiche. E queste politiche non possono più essere nazionali, debbono essere a livello europeo. Allora, le politiche non sono di sostegno. Le politiche devono essere contro qualche cosa, contro il sistema, scusatemi la schematicità, ma ci abbiamo i secondi contati, contro il sistema soia mais, contro diciamo l'impiego in azienda di alimenti che nella maggior parte vengono al di fuori dell'azienda stessa. Quando si sarà fatta, diciamo, una normativa di questo tipo, probabilmente vedremo che le cose cambiano. Allora, ho messo in fila una serie di cose: proletarizzazione, terre pubbliche, terre incolte, sistema soia mais a livello planetario, a livello mondiale, il sistema dei semi che è stato già. Queste sono tutte cose che dovremmo riprendere. Grazie. Grazie Andrea. Riccardo, vuoi dire qualcosa? No, penso che sia stato detto tutto. Forse una sola cosa. Magari ricordiamoci anche della borsa di Boston, che decide i prezzi delle principali commodities. Quella di Chicago, vuoi dire? Sì, di Chicago, volevo dire. Cioè, è una cosa, anche questa, fra le cose da contrastare c'è questo dato qui. Il problema appunto oggi è quello che i prodotti agricoli, diciamo, soprattutto quelli sono delle cosiddette materie prime che diventano delle commodities, commodities, e quindi poi il tema dei prezzi diventa che tutte le merci sono uguali, per cui tutti i latti sono uguali, tutti i grani sono uguali, eccetera, eccetera, che non è vero, lo sappiamo, però il prezzo viene deciso appunto tra virgolette dai mercati, ecco, quindi poi diventa un bel problema riuscire a remunerare adeguatamente anche l'agricoltore, insomma, ecco. Quindi bisogna lavorare certamente anche molto sul consumatore, perché come diceva Pescaccin, il tema è quello di formare dei consumatori consapevoli, insomma, sì, ecco, sì, capire che c'è dietro un prodotto, no? Magari mangiare meno, ma mangiare meglio, ecco, sempre questo è il punto. Mangiare meno carne, ma magari la poca carne che uno mangia, mangiare quella buona, insomma, e così via. Posso dire una piccola cosa? Certo, sabato prego. Ero in Germania, in questa azienda vicino a Francoforte, hanno fatto un negozio dentro, fa 14 milioni di euro. Nessun negozio in città biologico fa lo stesso fatturato. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una sensibilità sempre crescente, normalmente crescente, di persone che vanno nell'azienda agricola, che vogliono un rapporto diretto, che vogliono capire da dove viene il cibo. E questo si può fare sia nel locale, ma anche in sistemi, cioè, come dire, mangiare la pasta Girolomoni vuol dire mangiare un sistema, faccio per dire. Oppure comprare in natura, sì, lo dico non per pubblicità,
entrare a far parte di un sistema. Quindi, cioè, dobbiamo creare rispetto a Chicago dei mercati, dei piccoli mercati, come dire, autonomi, non so come dire, in cui ci sia un rapporto di coscienza tra chi produce, chi consuma, chi distribuisce, e lì si capisce che uno aiuta l'altro e uno sostiene l'altro, perché tutti abbiamo bisogno di tutti. Il contadino ha bisogno del commerciante, il commerciante e il consumatore abbiamo del contadino, e così via. Quindi credo che la soluzione sia capire cos'è un prezzo, riconoscere il giusto prezzo, riconoscere la qualità del prodotto, e si può fare. È ancora piccolo, certo, però 30 anni fa era ancora più piccolo, voglio dire. Quindi ho visto questo negozio in Germania, in un'azienda agricola impressionante, impressionante, persone che vanno lì e si fidano di lì, e come dire, bellissimo. Cioè, voglio dire, faccio per dire, insomma, ma in Italia non è che siamo, cioè, siamo un po' più indietro, questo è vero, però insomma ci arriviamo anche noi, ecco. Grazie. Bene, io chiuderei qui, e poi cercheremo di creare altri appuntamenti. E comunque noi con la rivista da un po' di settimane stiamo cercando di come dire, di tenere alta l'attenzione sul tema delle agricolture, in particolare delle agricolture, diciamo, agroecologiche, possibilmente, ecco, come ragionamento almeno di scenario, e cercheremo di tenerlo aperto, ecco. Quindi poi magari ad alcuni di voi chiederemo anche dei contributi, ecco, se siete disponibili e se non siete analfabeti di ritorno, perché poi molto spesso il problema è scrivere magari un articolo e costa fatica, però ecco, è anche importante comunicare agli altri, diciamo, il proprio pensiero e le proprie esperienze, ecco. Quindi questo è il senso poi della nostra rivista, da questo punto di vista, a tenere aperto il dibattito su tanti temi, tra cui appunto anche e soprattutto l'agricoltura. Grazie a tutti. Grazie, buonasera. Arrivederci, a presto.